Quirinale nella fausta circostanza del battesimo del principe di Napoli. La piazza, vegliata dai Dioscuri, appare animata da un affluire di vetture che convogliano alla reggia gli invitati alla mistica cerimonia. Dame in abito bianco e bianche mantiglie, ambasciatori e alte cariche dello Stato in uniforme con decorazioni, gentiluomini in marsina, popolano i saloni della reggia olezzante di fiori. Personalità che passano rapidamente dinanzi alla macchina da presa, notiamo il ministro degli esteri e la contessa Ciano Mussolini, il gran maestro del sovrano ordine militare di Malta, principe Chigi Albani, le loro altezze reali, la duchessa Anna d'Aosta e il duca d'Aosta, e il nunzio apostolico Monsignor Borgoncini Duca, che prenderanno posto nella cappella detta Paolina da Paolo V Borghese, dove si svolgerà il sacro rito. In attesa, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele di Savoia, principe di Napoli, dalla preziosa culla regale intarsiata di tartaruga, bronzi e artistici cammei, dono della sua città natale, spalanca i suoi chiari occhioni luminosi, quasi consapevole della commossa affettuosa riverenza che lo circonda, in questa radiosa alba della sua vita. Allora fissata, il corteo regale fa il suo ingresso nella cappella. Il re imperatore porge il braccio alla duchessa di Vendôme, rappresentante la regina Elisabetta del Belgio. La regina imperatrice avanza al braccio dell'Augusto figlio. La principessa di Piemonte è con il principe Giorgio di Sassonia, canonico di San Pietro. Seguono gli altri principi reali con i rispettivi seguiti. Corteo sulle braccia della Marchesa di Sant'Albano il piccolo principe di Napoli, a cui Monsignor Beccaria impone sull'altare l'olio dei catecumeni e dona idealmente la bianca veste del neofita. La folla invade piazza del Quirinale improvvisando un'appassionata dimostrazione che richiama al balcone della reggia il re imperatore con la duchessa di Vendôme, la sovrana e gli augusti genitori del piccolo principe, al quale vanno tutti gli auguri del popolo italiano.